L'associazione APS nasce dal sogno di alcuni ragazzi del territorio di creare una comunità scolastica che possa valorizzare i giovani ad Ascoli Piceno attraverso progetti, luoghi di aggregazione e interazione con associazioni e istituzioni. Il progetto però ha radici molto più profonde. I ragazzi sono partiti dalla costituzione di una rete scolastica candidandosi in ogni scuola di Ascoli come rappresentanti di istituto e vincendo in ogni seggio, unendo così la voce di circa 6.000 studenti. Grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale, il sindaco Marco Fioravanti e l'assessore con delega alle politiche giovanili Nico Stalloni, l'app propone il primo evento Orientiamoci il percorso dalle medie alle superiori. All'iniziativa saranno presenti studenti di tutte le scuole superiori del comune di Ascoli Piceno per fare orientamento agli studenti e alle famiglie delle scuole medie. Gli studenti delle superiori presenteranno con degli stand l'offerta formativa della propria scuola, parlando delle materie che si studiano, gli indirizzi e i progetti del proprio istituto. Lo scopo dell'evento è quello di dare per la prima volta nel nostro comune un'esperienza che faccia toccare con mano tutte le possibilità di futuro per ogni studente della scuola secondaria di primo grado. Ai nostri microfoni abbiamo intervistato Sergio Storoni, vicepresidente APP di Ascoli Piceno. Buonasera a tutti, sono Sergio Storoni e il mio ruolo è di vicepresidente di APLAI. Un'associazione, una neoassociazione diciamo, che è nata pochi giorni fa. Siamo un gruppo di ragazzi che teniamo molto la nostra città. È nato tutto da un percorso in tutte le scuole. Ci siamo candidati in ogni singola scuola come rappresentanti dell'istituto, creando una lista scuola al centro. Questa lista ha vinto in ogni istituto e grazie a questa rete di rappresentanti dell'istituto siamo riusciti a coinvolgere tutti gli studenti di Ascoli. Abbiamo organizzato un evento l'8 e il 9 gennaio per i ragazzi delle scuole medie. Come sappiamo, a breve i ragazzi delle scuole medie dovranno fare una scelta molto importante, cioè quella di andare a scegliere la loro scuola superiore. Le giornate che abbiamo organizzato, cioè quella dell'8 e del 9 gennaio, serviranno proprio ad orientare questi ragazzi delle scuole medie a fare la scelta migliore per loro stessi. Per questo motivo abbiamo scelto il chiostro di San Francesco, che è un simbolo appunto della nostra città di Ascoli Piceno. Grazie al patrocinio del comune di Ascoli Piceno siamo riusciti a creare questo evento. In questo evento ci saranno tutte le scuole di Ascoli Piceno, ogni scuola avrà il suo stand, dove all'interno ci si troveranno appunto dei ragazzi delle scuole superiori che andranno a spiegare ciò che è il percorso formativo della loro scuola ai ragazzi e alle famiglie che verranno a visitare questo percorso. Orientiamoci il percorso dalle scuole medie alle scuole superiori.